Buonasera a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di GoGol. Un saluto a tutti gli spettatori di GoTV. Io sono Giacomo Todisco, qui con me abbiamo due ospiti, Maurizio Celeghin, ciao Maurizio. Ciao Giacomo. Simone Fotti, ciao Simone. Ciao Giacomo, buonasera a tutti. Speciale calciomercato e soprattutto speciale calciomercato invernale che si è appena concluso. In Serie A non è stato particolarmente attivo, anzi pensare che è stato il mercato meno dispendioso degli ultimi 10 anni. Il nostro calcio sta vivendo un po' un momento difficile, un po' un momento particolare in cui si spende poco. E, appunto, come dicevamo, il mercato meno dispendioso in cui si è speso meno nell'ultimo decennio. Pensare che solo 4 anni fa sono stati spesi più soldi negli ultimi appunto 10 anni, nell'anno 19-20 in cui sono stati acquistati, o meglio, sì, Ibrahimovic è tornato al Milan in cui era un po' un momento in cui era svincolato, appena finito la stagione col Galaxy. C'è stato Eriksen che è passato all'Inter dal Tottenham. Però diciamo che la differenza è tanta da 4 anni, sei d'accordo Simone? Assolutamente, notevole. La differenza è stata abbastanza evidente, fin troppo lampante appunto. Ma se dobbiamo tornare all'attualità, parlando di questo ultimo calciomercato invernale che si è appena concluso appunto il 31 di gennaio, diciamo che possiamo partire analizzando, cercando di fare un'analisi su quanto accaduto. Ci sono squadre che addirittura non hanno nemmeno fatto un'operazione. Per esempio abbiamo citato Atalanta, l'Inter, la Juventus. Sono 3 squadre che addirittura non hanno fatto nemmeno un'operazione d'entrata. Per motivi diversi, lo sappiamo. Per esempio l'Atalanta, a mio avviso, ha trovato ormai un po' la sua dimensione nel nostro calcio, anche grazie agli acquisti dell'estate. Pensiamo a Lookman, per esempio, pensiamo a Højlund. È riuscita un po' a registrarsi già in questi primi mesi e quindi a gennaio non ha avuto grossi motivi per intervenire. L'Inter, per esempio, Simone, secondo te invece poteva fare qualcosa in più? Sì, allora Giacomo, ti dico sull'Inter. La situazione chiaramente economica la conosciamo come un po' per tutte le società di Serie A. Secondo me si poteva fare un'operazione per l'Inter. Ti nomino Skriniar, di cui poi ne parleremo più avanti, giusto? Sì, nella seconda parte, più avanti. Per quanto riguarda Skriniar, la società poteva attivarsi in maniera diversa. Per esempio poteva integrare un difensore che potesse in questi 5 mesi già iniziare a collaudarsi con il meccanismo di Simone Inzaghi, con appunto per prendere il posto di Skriniar, cosa che è stata fatta lo scorso anno, se ci ricordiamo, con il caso di Perisic. Si sapeva, certo, che appunto Perisic era in uscita, magari non era ancora uscita fuori la notizia come quest'anno di Skriniar, ed è stato preso Gosens, quindi un acquisto. Gosens era infortunato per un paio di mesi, però un acquisto finalizzato poi, lasciando perdere il rendimento di Di Marco, è andato poi a prendere il posto di Perisic. Quindi mi aspettavo da parte dell'Inter un'operazione di questo tipo. Ok, quindi proprio in prospettiva della prospettiva futura per sostituire Skriniar e trovarsi già il giocatore in casa a partire già dai primi di febbraio. Certo, abbiamo parlato quindi di Atalanta e di Inter, la terza squadra come dicevamo è la Juventus. Maurizio, non so se vuoi dire tu qualcosa sulla Juve. Beh sì Giacomo, per quanto riguarda la Juventus, al di fuori dei problemi che tutti noi sappiamo che sono venuti fuori, finanziari della società, sì, a livello di rosa generale è stata molto penalizzata dagli infortuni, come altre squadre di Serie A. Però in questo mercato aveva poco spazio di manovra. Per quanto riguarda il mercato è molto completa a livello di rosa, adesso piano piano torneranno anche i vari giocatori infortunati, insomma Massimiliano Allegri ha un'ottima rosa per poter far bene al di fuori di quello che, certo, sta succedendo fuori dal campo. Questo sicuramente l'ho anche già fatto intravedere un po' nel corso di questa stagione, in certi momenti soprattutto. Però ci sono state squadre che non hanno fatto mercato e c'è chi l'ha fatto e chi l'ha fatto anche bene, perché noi abbiamo scelto di selezionare 3 squadre in particolare. Parliamo di Udinese, di Empoli e di Napoli, a cui abbiamo voluto dare 3 voti. Partiamo analizzando l'Udinese, per esempio posso partire io dicendo che secondo me abbiamo scelto di dare un 6 all'Udinese, perché per esempio secondo me ha fatto un po' il suo. Ha fatto qualche cessione, per esempio mi viene in mente Makengo che è andato all'Orion, che però diciamo sì è una perdita, però comunque l'Udinese ha già fatto vedere di poter sopperire a questa assenza, anche perché a centrocampo comunque ormai un centrocampo abbastanza rodato. Quello che invece doveva fare era sostituire De Lufeu, che è stato un po' il perno, no, della squadra di Sottil, certo, fino a questo momento, che purtroppo ha avuto un brutto infortunio, quindi ha scelto di sostituirlo con Toven,
che è un giocatore sicuramente in fase calante nella sua carriera, che però potrebbe dare il suo apporto in Serie A e arrivando da svincolato può anche scegliere di un po' di riscattarsi in qualche modo. Quindi un 6 secondo me mi sembra la valutazione giusta, e pensare che appunto è una valutazione di una migliore per capire giusto il mercato che abbiamo vissuto in questo mese. Simone, chiedo a te invece un commento sull'Empoli a questo punto. Sì, abbiamo dato un 6,5 all'Empoli, la società che comunque quest'anno sta facendo un campionato discreto, non è in zona salvezza, sì, è in una buona zona, quindi comunque un campionato discreto. Magari un giusto intervento sul mercato per poter consolidare questa salvezza, per ormai diciamo sì. per l'Empoli. E ho apprezzato tantissimo l'operazione che ha portato Caputo all'Empoli, diciamo al posto di Lammers. Certo. Lammers non aveva fatto benissimo in questi primi mesi. Ricordiamoci che Caputo, seppur magari un po' più avanti con l'età, comunque un attaccante di oltre 200 gol nei professionisti, quindi non parliamo. Certo, diciamo così. Diciamo quindi poco. È un attaccante molto prolifico. E ovviamente è stato anche autore della cavalcata che ha portato l'Empoli in Serie A nel 2018, quindi un giocatore ben ricordato nella piazza. E diciamo questa operazione ci fa permettere il fatto che l'Empoli possa prendere un bel 6,5, una bella sufficienza, certo, piena. E quindi anche qua un'altra migliore sul mercato, che comunque appunto vogliamo premiare anche per la stagione che sta disputando, così come premiamo per la stagione incredibile che sta vivendo il Napoli. Perché il Napoli comunque è vero che non ha fatto grandissime cose sul mercato, però è lì al primo posto, ha tantissimi punti di distanza dagli altri, dalla seconda, dalla terza, dalla quarta. Quindi Maurizio, un parere sul mercato del Napoli? Sì, va dato merito alla società di aver fatto un buon mercato estivo, prendendo giocatori che facevano al caso di Spalletti. E poi nel corso della stagione ha valorizzato i giocatori nella rosa. A mio modo il Napoli doveva prendere un giocatore, un vice di Lorenzo, che è stato preso Berezinski, è un buon vice di Lorenzo appunto, e poi ha fatto lo scambio con la Fiorentina, uno scambio di portieri, Sirigu per Gollini, dove comunque hanno preso un portiere più giovane, un buon vice Meret sicuramente. Sicuramente sì, e direi che appunto parlando di squadre che hanno fatto bene sul mercato mi vengono in mente anche Torino e Sassuolo, sì, per esempio, che si sono mosse bene. Mi viene in mente per esempio il Sassuolo, che vendendo Traoré l'ha prontamente sostituito con Bairami. Simone, sei d'accordo? Assolutamente, diciamo che siamo sulla sufficienza, come abbiamo detto diciamo in anticipo, non è stato un mercato per cui la sufficienza possa diciamo andare a prendere tante squadre, perché quando non ci sono operazioni o ci sono questo tipo di operazioni è stato un po'... sono sufficienze, certo. Passami il termine, non dico regalate, però passami il termine, diciamo. E quindi anche il Torino e il Sassuolo hanno comunque fatto una buona sessione. Sono state brave le società, sì, a muoversi sul mercato col tempismo giusto, andando a rimpiazzare i giocatori che comunque nella rosa avevano un ruolo importante, con altri giocatori che possono far bene con gli allenatori. Sì, abbiamo detto tante belle cose sulle squadre che in qualche modo si sono arrangiate in questo mercato, però ci tocca anche analizzare le squadre che invece secondo noi sono state un po' le peggiori, no? Quelle che si sono mosse peggio appunto in questa finestra di mercato. Abbiamo scelto la Sampdoria, il Milan e la Sverona. Mi viene in mente che nella Sampdoria, appunto, come dicevate anche voi, parlavate di Caputo e Berezinski, sono due giocatori, uno che comunque è vero che non ha dato un grande apporto Caputo quest'anno, però non è stato prontamente sostituito alla grande con Lammers, perché secondo me ci va a perdere la Sampdoria, che già in una situazione difficile va a perdere un giocatore di esperienza, che a uscire da una situazione così per salvarsi secondo me sarebbe potuto essere un po' più importante rispetto a Lammers. E poi va a perdere uno che è stato un po' un perno negli ultimi anni come Berezinski, che era un po' un punto fisso. Quindi secondo me abbiamo scelto di darle un 4, che è lo stesso voto che abbiamo scelto di dare al Milan. Maurizio, cosa ne pensi? Sì, beh, il Milan doveva prendere un portiere, un problema sorto già la passata stagione, che si è ripresentato con l'infortunio di Maignan prima del Mondiale.
manca proprio quel tassello. Tatarusano, diciamo, sta portando un po' di problemi a Milano, sì, sponda rossonera, e la società doveva andare a sopperire in questo ruolo. Poi si è creata l'occasione, secondo me, di poter andare a prendere Zaniolo. Anche in questo caso la società poteva approfittarne per integrare nella rosa un giocatore che in quel ruolo poteva fare bene e sicuramente serviva a Pioli per migliorare. Abbiamo appunto citato Milan e Sampdoria. L'ultima squadra che abbiamo scelto è l'Hellas Verona, però a questo punto direi che manca poco. Ci vediamo direttamente dopo la pubblicità, così Simone ci fai un po' il punto sul Verona. Ci vediamo tra pochissimo, qui sempre qui su GoTV. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Diventa pilota per un giorno a bordo di fantastiche Ferrari e Lamborghini. Con il tuo sogno in pista potrai metterti alla guida di straordinarie vetture racing. Scegli la macchina che hai sempre sognato e provala nei circuiti più belli d'Italia. Collegati al sito www.iltuosognoinpista.it e accendi la tua passione. Cosa aspetti? A scendere in pista fai diventare il tuo sogno realtà. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi, è sempre con te. Dove e quando vuoi. Eccoci, ben ritrovati sempre qui su GoTV, GoGol speciale calciomercato invernale. Stavamo parlando delle squadre che si sono mosse peggio in questo mercato di gennaio. Abbiamo citato la Samp, abbiamo citato il Milan. Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa prima di passare al Verona? Beh, Giacomo, considerando, parlavamo prima del fatto di un vice de Magnan, sì, che il Milan doveva prendere, diciamo, un sostituto di Tatarusano, mi viene in mente Sportiello, quasi ufficializzato per la prossima stagione, sì, che va in scadenza con l'Atalanta a giugno. Le prestazioni non eccelse, certo, di Tatarusano, si poteva anticipare un arrivo a Milano di Sportiello. Sì, diciamo che forse avrebbe garantito un po' più di sicurezza, un po' più di fiducia alla squadra, magari un portiere che è un po' più abituato a giocare rispetto, sì, a Tatarusano. Perché comunque anche a Bergamo si alterna un po' di più. Si alterna, esatto, ha fatto presenze quest'anno, portando anche delle buone prestazioni. Come per il Milan abbiamo dato 4 anche alla Sampdoria, invece chiedo a Simone un voto, che abbiamo comunque concordato, però un'analisi un po' sull'Hellas Verona, che è stata la terza delle nostre peggiori sul calciomercato. Un commento tuo? Sì, assolutamente. Allora, diciamo che questo voto negativo parte dal fatto che ci si aspettava un intervento maggiore per la società scaligera, in quanto comunque rischia in maniera pesante il ritorno in Serie B, visto appunto la situazione in classifica, visto che non ha fatto una buona parte di stagione finora, sta appunto rischiando di retrocedere. E questo voto negativo arriva in quanto ci si aspettava un mercato sicuramente migliore. Sono stati presi dei giocatori dall'estero, da altri campionati,
alcuni sono delle scommesse, tipo Braff, quindi dei giocatori che negli ultimi anni hanno giocato davvero, davvero pochi minuti. Quindi io vado a chiedermi, magari poi fanno centro, però perché scommettere su giocatori che non giocano da tanto tempo e che devono rilanciarsi in una fase delicata come questa, in cui la società deve invece centrare l'obiettivo della salvezza, come non mai. Quindi secondo te comunque è già ancora più in difficoltà forse? Sì, si potevano prendere magari dei calciatori di società di metà classifica, magari un po' delle seconde linee, quindi per dare magari a loro una possibilità di riscatto. Okay. Giocatori che conoscono il nostro campionato e che sanno appunto che nella seconda fase le società in lotta salvezza, anche appunto i giocatori che vanno in società in lotta salvezza, hanno magari più stimoli per appunto per se stessi e per la società. Quindi mi aspettavo magari un po' più di colpi interni nel calciomercato italiano che giocatori scommesse presi dall'estero, che poi bisogna vedere come renderanno, ma per questo parte del voto negativo. Hai parlato di colpi interni e come dicevamo in apertura, parlavamo appunto del fatto che questo sia stato un mercato un po' poco dispendioso, appunto. Sì. L'abbiamo detto all'inizio, negli ultimi 10 anni la sessione invernale di calciomercato in cui si è speso meno. Però comunque dobbiamo citare, un po' per dovere di cronaca, un po' perché almeno parliamo di qualcosa di concreto, gli acquisti più onerosi di questa sessione di mercato. Abbiamo anche una grafica, sì. E, nella quale possiamo vedere per esempio che Barak è stato l'acquisto più dispendioso, 8 milioni e mezzo. La Fiorentina l'ha riscattato proprio, sì. Proprio dal Verona. Citiamo, Simone. Appunto che è un riscatto, esatto. Un riscatto fissato appunto a gennaio, la Fiorentina appunto prendere le prestazioni definitive di questo giocatore con un'operazione da 8,5 milioni di euro. Fiorentina che tra l'altro ha fatto anche un'altra operazione, sì. Ovvero quella di Sabiri. Quella di Sabiri. Che però resterà comunque fino a fine stagione alla Samp. E comunque mi sembra anche un buon acquisto, no? per la Fiorentina. Sì, beh, va a rinforzare un reparto ben corposo, con l'arrivo anche di Brecalo, col rientro di Nico Gonzalez dall'infortunio. Insomma è un'ottima batteria di trequartisti per Vincenzo Italiano. Altri colpi interni, un altro in particolare che mi viene in mente è quello di Shomurodov, sì. Che passa dalla Roma allo Spezia. Anche lui potrebbe secondo me dare una mano ad una squadra che comunque è sempre lì per cercare di conquistare la salvezza prima possibile, quindi comunque è un altro colpo tra i più dispendiosi. Come vediamo appunto, anche abbiamo visto anche in grafica, non sono cifre giganti come siamo ormai abituati a vedere un po' nel calcio europeo in generale, però comunque noi parliamo di quelli più dispendiosi, che sono stati invece un po' più a numeri, che sono stati un po' più alti per quanto riguarda le cessioni, perché comunque, sì. Dalla Serie A c'è anche chi ha lasciato il nostro campionato e il primo nome che mi viene in mente è quello di Malinowski, Maurizio. Sì, Malinowski da Bergamo, ormai un po' in rotta con l'allenatore, ha deciso di cambiare aria, prodando al Marsiglia, una società che comunque ultimamente ha fatto svariati colpi dal nostro campionato, che sicuramente può dire la sua. È un ottimo giocatore che, a mio modo di vedere, avrebbe fatto comodo a molte società del nostro campionato, visto anche comunque il prezzo non così elevato per il cartellino del giocatore. Tu dici che qualche società avrebbe potuto approfittare di questa situazione un po' di Malinowski, che è un po' in rotta con l'allenatore, va via a gennaio, forse sarebbe stato un'opportunità? Un'opportunità per, come dicevo prima, per tante squadre del nostro campionato. Mi viene in mente comunque al Milan, che sta facendo fatica in quel ruolo, così come la Roma poteva andare a rinforzare anche lei in quel ruolo, la Lazio, perché comunque alla fine ha quei 4 giocatori lì davanti che sono forti, però un ricambio così ottimo avrebbe potuto far comodo. Insomma, un'occasione persa per le squadre del campionato italiano, essersi lasciata sfuggire un giocatore. È difficile parlare di un'occasione persa quando invece citiamo Traoré, che è passato dal Sassuolo al Bournemouth. Non si può parlare di occasione tanto persa, perché 30 milioni sono la cifra che ha speso l'intera Serie A in questo mercato invernale, e invece li ha spesi il Bournemouth per assicurarsi Traoré.
Non so, Simone, secondo te... Tesoretto... Questa mi sembra abbastanza una figura, no? Della sì, situazione. Io lo chiamo il tesoretto del Bournemouth, perché appunto era la cifra offerta anche per Zaniolo, sempre l'ultimo Vero. Giorno, sembrava appunto che ci fosse questa cifra da destinare ancora a un colpo in entrata, e poi appunto è arrivato il colpo che tu hai citato. Sì, sì, volevo dire, sempre su Malinowski, condividere il pensiero di Maurizio, assolutamente, è anche proprio un peccato per la Serie A perdere giocatori così importanti, ah, sì. veramente un gran giocatore, perso per il nostro campionato. Certo, e Maurizio prima mi hai parlato di Gollini, no? che è andato a Napoli. Chi ha fatto il percorso inverso invece è stato Sirigu, che ha raggiunto la Fiorentina. Sì, sì, Sirigu a fare il vice terracciano, ma non si sa, sicuramente si gioca al posto da titolare, ha più possibilità di giocarsi un posto da titolare alla Fiorentina che a Napoli, visto le prestazioni ultimamente di Meretta. Ah, certo. Uno scambio, diciamo, equo, ambe le parti. Il Napoli, come dicevo prima, ha preso un buon vice Meret, giovane, comunque anche lui in prospettiva. La Fiorentina ha portato esperienza sicuramente con Sirigu. Parlando di questo calciomercato invernale, non si può non citare due che sono stati nomi non caldi ma caldissimi in questo mese di gennaio, che sono quello di Milan Skriniar, del difensore dell'Inter, e di Nicolò Zaniolo, che ha raggiunto in Turchia il Galatasaray. Sicuramente sono stati due temi che hanno un po' monopolizzato questa sessione di mercato, che per un certo periodo era stata un po' spenta, se non altro almeno la discussione sul rinnovo di contratto di Skriniar, che non è arrivato, appunto come parlava Simone all'inizio, certo. E la richiesta di cessione di Zaniolo dalla Roma, poi è riuscito a concretizzarsi nel Galatasaray, sono stati un po' i due argomenti cardini. Non so, Simone, se vuoi darmi un tuo parere. Hai parlato prima di Skriniar, se vuoi proseguire il discorso. Certo, sempre su Milan Skriniar o poi che parlo di Zaniolo? Come preferisci. Ok, no, volevo sì, sicuramente chiudere su Skriniar. Giusto per fare chiusura del cerchio. Certo, interessante su Skriniar. Allora, torniamo sempre a quello che ho detto appunto all'inizio puntata. Poteva essere gestita meglio, non so se concordate con me, Maurizio, Giacomo, sì, della società nerazzurra, questo caso, il caso Skriniar. Gestita sicuramente meglio, diciamo, la gente se ne è uscito con queste dichiarazioni durante la partita con l'Empoli, netto autogol, in quanto appunto ha dichiarato il precontratto con il Paris Saint-Germain, quindi sì. Torniamo poi a quello che ho detto all'inizio puntata, che è un vice Skriniar, quindi un giocatore che poteva già prendere il posto, sarebbe stato utile all'Inter, e la gestione di questo caso, diversamente a questo punto con la cessione a gennaio, visto che comunque le società sono sì. in condizioni economiche molto critiche, quindi posto che perdi il giocatore a zero. Sì, chiaro. Esatto, sicuramente, anche perché avrebbe fatto comodo quei milioni che il Pari ha offerto per portare Skriniar subito a Parigi. Diciamo che l'Inter avrebbe messo qualcosina nelle casse che ultimamente gli farebbe comodo, sì. Cosa che invece perde. O meglio, non avrà questo introito per giugno. Sì, abbiamo chiuso il discorso Skriniar. A questo punto io direi che, siccome c'è tanto da dire sulla situazione di Nicolò Zaniolo, abbiamo una puntata intera, già anticipo ai nostri telespettatori che ci vedremo lunedì prossimo alle 19:15, sempre qui su GoTV, un'altra puntata speciale calciomercato di GoGol, nella quale parleremo principalmente del mercato estero. Visto che Zaniolo è andato all'estero, io mi collegherei così per poterne direttamente discutere già la prossima settimana, e quindi vado a ringraziare Maurizio Celeghin. Grazie Giacomo. Simone Foti. Grazie Giacomo, buona serata a tutti. Buona serata a tutti, e ci vediamo a questo punto lunedì prossimo sempre qui su GoTV.